Ciao ragazzi, siamo ancora Noale. Ebbene sì, e dietro di me c'è una piccolissima osteria che si chiama Lo Stallo. E abbiamo fatto un po' fatica a trovarla perché è all'interno di un parcheggio e non ha cartelli, non ci sono cartelli segnaletici. E quindi ci siamo fatti aiutare da due ragazzi gentilissimi che erano andati a prendere la pizza. Noi li abbiamo fermati e mi hanno detto: scusate, voi cosa state dicendo? Sapete dov'è l'osteria Lo Stallo? E ci hanno detto: sì, è dietro lì. E ci ha spiegato e siamo arrivati. Il posto è molto carino, in realtà è molto più ristorantino, cioè osteria per cenare più che per aperitivi. Però abbiamo chiesto se potevamo bere l'aperitivo e loro sono stati gentilissimi, squisiti, e ci hanno detto sì, assolutamente, ci hanno fatto accomodare. Abbiamo preso due prosecchi della casa, frizzanti, buoni, e poi gli abbiamo chiesto dei crostini con il baccalà ed era una cosa deliziosa, decisamente deliziosa. Quindi credo che la cucina valga la pena. Ho visto dei piattini passare, non so, Fabio, hai dato un'occhiata tu? Era troppo indaffarato a mangiare il baccalà. Il baccalà era buonissimo, no, veramente molto buono. L'osteria è molto piccola, rustica. Delle colonne. Della colonna che avevamo accanto, proprio. Colonne greche, poi sì, direi. Che respiri proprio il tempo che è passato di lì. E bella, carina, coccola, piccina, calda, accogliente, con il caminetto. Mancava niente, direi. E mancava il cane dentro che faceva bau bau. Se volete venire qua a cena, secondo me vi conviene prenotare perché è veramente piccolina. È una Com'era quella faccia? È veramente una stanzina piccola. È tutto molto raccolto, per cui se noi siamo venuti aperitivo, per cui ci abbiamo messo poco, abbiamo trovato il tavolino e via. Però se volete cenare, direi che la prenotazione è quasi obbligatoria, soprattutto durante il weekend. Di Maria si sta cominciando a riempire, evidentemente, quindi non ha il cartello fuori, ma la gente la conosce perché si mangia bene. E basta, direi, non c'è moltissimo altro da aggiungere. È un posto carino, è un posto rustico, di quelli di una volta, come mi piacciono, come ci piacciono, perché piacciono anche a Fabio. E lui è ancora lì che sta sognando il baccalà, lì che è ancora la bavetta fuori, non avrebbe preso altri tipo 2-3-4 piatti. Solito lui. E basta, buona giornata a tutti, ciao! Non lo so. Cos'è quella faccia? È la mia. Bene. Eccoci. E già. She's waiting for the right kind of pilot to come.